Ciao a tutti, volevo augurare un buon 25 aprile, una buona festa della liberazione a tutti, liberazione chiusi in casa, però è sicuramente una commemorazione importante, visto che il 25 aprile del 1945 siamo stati liberati dal nazifascismo che ci teneva prigionieri, ci teneva sotto dittatura. Oggi abbiamo un altro nemico invisibile che dobbiamo sconfiggere, si chiama coronavirus, ha causato una patologia, il Covid-19, che sta uccidendo tantissimi nostri connazionali, tantissimi nostri amici, ci sta costringendo a rimanere chiusi in casa, però chissà se un domani da questa lunga guerra ne uscirà anche un giorno della liberazione, magari il giorno in cui verrà scoperto il vaccino o il giorno in cui si troverà la cura giusta per evitare che si muoia di coronavirus. Io da medico vi dico che comunque sia è difficile che si possa creare un vaccino proprio perché conosco un minimo i virus e so che il coronavirus è un virus che muta in maniera molto rapida, per cui quando trovate il vaccino per questo coronavirus probabilmente ce ne sarà un altro, con la speranza che l'altro comunque che uscirà non sarà così patogeno come questo che ci sta facendo tanta paura. Per cui comunque sono fiducioso, come diceva Caparezza siamo nell'epoca del confusionesimo. Confusionesimo, confusionesimo, confusionesimo. Presto, adesso c'è. Tra qualche giorno, tra una settimana, meno di una settimana, ci sarà la festa dei lavoratori, il 1º maggio. Ecco, ed è l'altra problematica di questi giorni, perché molti lavoratori stanno avendo problemi seri e gravi al lavoro. Direi che forse il 90% della popolazione italiana che lavorava si sta ritrovando in gravi difficoltà economiche. Quindi speriamo che, messe o non messe, Eurobond, come li vogliamo chiamare, li chiamiamo, speriamo che la Comunità Europea faccia il suo dovere e ci dia una mano, importante, dia una mano importante a tutti, coloro che hanno necessità e hanno bisogno.